La Pistoiese viene eliminata dalla Coppa Italia di Serie D ai calci di rigore dal San Sepolcro. I 90 minuti regolamentari sono terminati 1-1. La Pistoiese era andata in vantaggio con salto nel primo tempo e poi nella ripresa, però il San Sepolcro aveva pareggiato i conti su rigore con Essussì. Un ampio turnover da parte di mister Consonni per questa sfida ha quasi totalmente cambiato l'11 titolare. Primo tempo di marca arancione con la Pistoiese che al decimo ha trovato il gol del vantaggio. Il sinistro dal limite dell'area di salto si incastra perfettamente all'incrocio dei pali e porta sull'1-0 gli arancioni. Si gioca sotto una pioggia costante. Al 35esimo il tiro cross di Ferrandino viene parato senza problemi da Patata. Nonostante lo svantaggio, il San Sepolcro è sempre in partita, gioca una buona gara ed è propositivo. Si fa vedere dalle parti di Valentini, ma il pallone va fuori, anche se di poco. Non succede nient'altro nei primi 45 minuti, se non un'azione arancione con Silvestro, con Patata attento a respingere. Il secondo tempo vede subito un San Sepolcro più arrembante, forza e gamba, ma l'occasione importante è sui piedi di Uba Kent che va vicino al raddoppio, negato dal portiere. E poi iniziano i cambi dall'una e dall'altra parte. Per la Pistoiese fuori Ferrandino e Dimino, dentro rispettivamente Nardella e Tanasa. Su un campo che si fa sempre più pesante, i bianconeri si presentano davanti a Valentini con Essussì neutralizzato dall'estremo difensore della Pistoiese. Nelle file arancioni è il momento dell'inserimento di Marquez e Crisovergis, fuori Silvestro e Gallitelli. Spazio poi anche per Beconcini e Shoba Kent. Forcing finale del San Sepolcro alla ricerca del gol del pareggio. Ci prova con Pier Marini al 41esimo, ma tutto vano. Sul fronte opposto, Pistoiese ad un passo dal 2-0 con Nardella, Patata salva. E c'è subito una risposta dei bianconeri con Brizzi, palla alta sopra la traversa. Ultimi minuti di gara concitati. Prima, all'89esimo, il San Sepolcro reclama per un presunto calcio di rigore. Poi Nardella, tu per tu con il portiere, sbaglia clamorosamente. Ma al 47esimo, in pieno recupero, il direttore di gara concede un penalty ai padroni di casa. Atterrato Pasquali da salto, e ossì dal dischetto, realizza. 1-1, si va ai calci di rigore e fatali saranno i due errori, quello di Marquez e Tanasa per la Pistoiese. I bianconeri passano, Pistoiese eliminata dalla Coppa Italia di Serie D.